Calcio 5, Man of the Week, questa settimana Paolo Fiori, Brothers FC, ormai anni con noi, prima al 5, poi al 7, poi siamo tornati al 5. Allora Paolo, quest'anno, rubo un minuto all'intervista, quest'anno vedo che andiamo fortissimi, primi in classifica, provvisoria però, vittoria contro la prima in classifica settimana scorsa. Vero, sta andando tutto bene, siamo una squadra affiatata, giochiamo insieme da un sacco di anni, qualche innesto nuovo una volta ogni tanto, ma siamo tutti amici che ci conosciamo da una vita, ci frequentiamo al di fuori del calcetto, siamo cresciuti praticamente insieme. Siete cresciuti in Sportland? Siamo cresciuti in Sportland a livello di Brothers, assolutamente. Esatto. Sì, siamo partiti 10 anni fa quando Mara era la responsabile del 5. Piano piano si invecchia e si fa sempre più fatica. Meno male che ci sono i campionati over 35, tra un pochino vedremo col 5 se riusciremo a fare. Esatto. Senti, niente, partiamo con le domande. Sì. Va. Il tuo curriculum sportivo? Ma io parto come giocatore di pallavolo essenzialmente, cioè ho fatto 10 anni di pallavolo e sono arrivato a giocare in Serie B con la Segratese. Poi il calcio è sempre stata una passione, tutto lo sport in generale mi piace, ho sempre giocato a livello amatoriale con amici di zona, di scuola, di oratorio, e piano piano è cresciuta questa squadra che si è formata così, insomma. Per ridere alla fine, per divertirci. Sì, sì. Beh, però adesso ci crediamo. Ci crediamo. Noi, boh, alla fine quando giochiamo, giochiamo per divertirci, Dario. Beh, assolutamente, positivo, positivo, massimo fair play sempre, vedo. Quello sì, ci si prova assolutamente, esatto. L'obiettivo principale è quello, divertimento, esatto. Fair play. E poi quest'anno sta girando bene, ci vanno bene un po' di cose, la squadra gira, ci arrabbiamo un po' di meno quando le situazioni diventano un po' difficili, però sì, ci crediamo, okay. Dai. I playoff, ci crediamo. Va bene. Ruolo? Ruolo dirigente della squadra, e diciamo che praticamente li ricopro tutti, sono il secondo portiere e ogni tanto gioco in porta e bene o male dalla metà campo in giù, diciamo, ecco, non sono il finalizzatore per eccezione, sono altri ragazzi che la buttano dentro. Le tue caratteristiche tecniche? Bah, tecniche cosa dire, agonismo, do il 100% in ogni partita, anche il 150%, ogni partita per me è il massimo, esco se non ce la faccio più, sfinito, è quello, direi quello, assolutamente. Il peggior difetto come giocatore? Peggior difetto, sono un po' rompiballe e non sono molto finalizzatore. Sì, media realizzativa parecchio scarsa. Diciamo che il nostro primo portiere, che ha giocato fuori una partita perché aveva il braccio, la mano fratturata, ha segnato più di me. Dico questo. La tua passione per il calcio com'è nata? Da piccolo, seguendo la Serie A, seguendo lo sport, e poi, come ti dicevo, per me lo sport è proprio un modo di vivere. Io faccio di ogni, dal tennis, pallavolo, sci, nuoto, qualunque cosa. Il fisico lo dimostra. E il calcio mi piace, lo trovo anche uno strumento e un mezzo per avvicinarsi alla gente, divertirsi insieme, insomma, nato così. Ok. La tua più bella soddisfazione da giocatore? Beh, a parte il Man of the Week di questa settimana, direi tutte le volte che vedo i ragazzi che si divertono, che finiscono le partite, vanno e ci pizzeria, si trovano, sì, alla fine ci si ferma al baretto del campo, si mangia una pizza, si beve una birra, premi e cose non li ho mai ricevuti a livello sportivo, calcisticamente parlando, per cui vi dico, tutto l'insieme dello sport mi piace. Un campione al quale ti ispiri? Campione al quale mi ispiro, forse Del Piero, beh, sono juventino. Infatti era la successiva domanda. Sono juventino e direi che Alex ha dimostrato negli anni di essere una persona come poche, assolutamente come poche nello sport e nella vita reale. Beh, anche questa settimana hanno fatto vedere Assis Man, è stato. Assolutamente, ha provato questa avventura in Australia, gli auguriamo tutta la fortuna del mondo, vediamo cosa dirà, comunque sì, assolutamente Del Piero. Ok. Calcio 5, Man of the Week, questa settimana Paolo Fiori, Brothers FC, ormai anni con noi, prima al 5, poi al 7, poi siamo tornati al 5. Allora Paolo, quest'anno, rubo un minuto all'intervista, quest'anno vedo che andiamo fortissimi, primi in classifica, provvisoria però,
vittoria contro la prima in classifica settimana scorsa. Vero, sta andando tutto bene, siamo una squadra affiatata, giochiamo insieme da un sacco di anni, qualche innesto nuovo una volta ogni tanto, ma siamo tutti amici che ci conosciamo da una vita, ci frequentiamo al di fuori del calcetto, siamo cresciuti praticamente insieme. Siete cresciuti in Sportland? Siamo cresciuti in Sportland a livello di brothers, assolutamente. Esatto. Sì, siamo partiti 10 anni fa quando Mara era la responsabile del 5. Piano piano si invecchia e si fa sempre più fatica. Meno male che ci sono i campionati over 35, tra un pochino vedremo col 5 se riusciremo a fare. Esatto. Senti, niente, partiamo con le domande. Sì. Va. Il tuo curriculum sportivo? Ma io parto come giocatore di pallavolo essenzialmente, cioè ho fatto 10 anni di pallavolo e sono arrivato a giocare in Serie B con la Segratese. Poi il calcio è sempre stata una passione, tutto lo sport in generale mi piace, ho sempre giocato a livello amatoriale con amici di zona, di scuola, di oratorio, e piano piano è cresciuta questa squadra che si è formata così, insomma. Per ridere. Perfetto. Alla fine, per divertirci. Sì, sì. E... beh, però adesso ci crediamo. Ci crediamo. Noi, alla fine, quando giochiamo per divertirci, Dario. Beh, assolutamente, positivo, positivo. Massimo fair play, sempre, vedo. Quello sì, ci si prova assolutamente. Esatto. L'obiettivo principale è quello, divertimento. Esatto. Fair play. E poi quest'anno sta girando bene, ci vanno bene un po' di cose, la squadra gira, ci arrabbiamo un po' di meno quando le situazioni diventano un po' difficili. Però sì, ci crediamo, okay. Dai. I playoff. Ci crediamo. Va bene. Ruolo? Ruolo dirigente della squadra, e diciamo che praticamente li ricopro tutti. Sono il secondo portiere e ogni tanto gioco in porta, e bene o male dalla metà campo in giù, diciamo, ecco, non sono il finalizzatore per eccezione. Sono altri i ragazzi che la buttano dentro. Le tue caratteristiche tecniche? Tecniche, cosa dire? Agonismo, do il 100% in ogni partita, anche il 150%. Oh. Ogni partita per me è il massimo. Esco se non ce la faccio più. Sfinito. Quello, direi quello, assolutamente. Il peggior difetto come giocatore? Peggior difetto, sono un po' rompiballe. Sono un po' rompiballe e non sono molto finalizzatore. Sì, media realizzativa parecchio scarsa. Diciamo che il nostro primo portiere, che ha giocato fuori una partita perché aveva il braccio, la mano fratturata, ha segnato più di me. Dico questo. La tua passione per il calcio com'è nata? Da piccolo, seguendo la Serie A, seguendo lo sport, e poi, come ti dicevo, per me lo sport è proprio un modo di vivere. Io faccio di ogni, dal tennis, pallavolo, sci, nuoto, qualunque cosa. Il fisico lo dimostra. E il calcio mi piace, lo trovo anche uno strumento e un mezzo per avvicinarsi alla gente, divertirsi insieme, insomma, nato così. Ok. La tua più bella soddisfazione da giocatore? Beh, a parte il Man of the Week di questa settimana, direi tutte le volte che vedo i ragazzi che si divertono, che finiscono le partite, vanno e ci pizzeria, si trovano. Esatto. Sì, alla fine ci si ferma al baretto del campo, si mangia una pizza, si beve una birra. Premi e cose non li ho mai ricevuti a livello sportivo, calcisticamente parlando. Per cui vi dico, tutto l'insieme dello sport mi piace. Un campione al quale ti ispiri? Campione al quale mi ispiro, forse Del Piero. Bella, beh, sono juventino. Infatti era la successiva domanda. Sono juventino e direi che Alex ha dimostrato negli anni di essere una persona come poche, assolutamente come poche, nello sport e nella vita reale. Beh, anche questa settimana hanno fatto vedere Assis Man, è stato. Assolutamente, ha provato questa avventura in Australia, gli auguriamo tutta la fortuna del mondo. Vediamo cosa dirà, comunque sì, assolutamente Del Piero. Direi. Ok. Il tuo obiettivo stagionale? Magari rompermi un po' meno di quanto sto facendo in questo periodo, dove una volta la caviglia, una volta la schiena, però no, a parte gli scherzi, con la squadra l'obiettivo stagionale è quello di arrivare ai playoff, sempre comunque divertirsi e giocare il più possibile. Adesso andiamo sul difficile. Vai. Tuo compagno di squadra più forte? A parte me ovviamente, giustamente, compagno di squadra. Il portiere è un bel portiere, fa la differenza. Abbiamo un interdittore, costruttore, si chiama Giampi, anche lui è bello forte. Luca e Fabietto, ma direi tutti, nel loro ruolo più o meno.
anche se poi calcetto il ruolo è sempre, sempre abbastanza indicativo, nel senso che non si, sì, sì, cioè non è che uno è punta e punta, bisogna fare più o meno di tutto. Si corre, l'importante è correre. Siamo una bella squadra, un bel gruppo, direi. Il più scarso? Io, no, il più scarso dipende dalle giornate. A giro più o meno tutti lo siamo stati, ah, nelle okay, ultime 10 partite. Serata no. La serata no, l'abbiamo avuta tutti. Il più simpatico? Il più simpatico, Fabietto, Giller, dai, i due avanti, i due avanti, okay, diciamo. E il meno simpatico? Il meno simpatico, io in certi casi quando le cose non vanno bene posso passare per quello poco simpatico. Perché ci tieni, sì, troppo, perché ci tengo, mi ci metto, esatto. E diciamo che è anche vero che poi finita la partita, i 40 minuti è finita lì, ecco, usciti quello dal pallone e amici come prima. Esatto. Ultima domanda, vai. Tuo sogno nel cassetto? Beh, a livello Sportland immagino, provare a vincere sto benedetto campionato. A livello sì, Sportland chiaramente poi. Provare a vincerlo. Adesso che mi ci fai pensare, la partita forse più bella che abbiamo giocato in Sportland, quando ancora ci chiamavamo Brera, è stata contro la Servotecnica. Non so se ti dice qualcosa, io, c'era Mara. Che anno era? Esatto, c'era Mara, c'era che Mara seguiva. È finita 5-1 all'andata e 5-1 contrario al ritorno. E ai supplementari abbiamo segnato il golden goal con un calcio di rigore. Finita così la partita, siamo arrivati in semifinale, che poi abbiamo perso e siamo arrivati quarti. Direi che il sogno nel cassetto quest'anno sarebbe quello di provare di arrivare fino in fondo. Playoff, esatto. Beh, i playoff sì, dai, playoff, sogno nel cassetto te lo potevo dare come all'inizio della stagione. Adesso siamo in 4-5 che ce la giochiamo per questi tre posti, però ci crediamo. Il sogno nel cassetto ti direi arrivare fino a giocare al Parenzo la finale al Palazzettino, insomma, sì, ci potrebbe stare. E sì, poi sì, vogliamo sì, all'estero. E poi a livello nazionale sicuramente non per me, perché io sinceramente non farò parte sicuramente del gruppo, ma un paio di calciatori che vorrebbero provare. E con la nazionale di calcio 5, sì, che stiamo cercando di allestire. Infatti è bella iniziativa, ci sta. Praga alla fine è una bella città, l'ho anche vista personalmente. Vengo come massaggiatore se mi accettate. Questo assolutamente. Come porta borracce, come dirigente, dirigente non sottovalutiamo. Dai, dirigente accompagnatore, esatto, delle borracce, va bene. Ok. Va bene, Dario. Paolo, grazie, grazie come sempre, te, simpaticissimo. E basta. Grazie a tutti.